Nuovo appuntamento all'interno del Fizz the Morning, che ci svegliamo la mattina con il risveglio muscolare, quello di Pierluigi De Pascalis, tutti i martedì. Buongiorno Pier, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te ascoltatori, buongiorno. E oggi siamo a parlare del mito delle proteine. Parliamo di questo, il mito delle proteine. Le proteine salveranno il mondo, almeno questo ci fanno credere un po' le campagne di marketing. Le proteine sono importanti, lo scopriamo sempre, ma purtroppo molto spesso c'è un fraintendimento intorno alle proteine, tra quelli che hanno perfino il timore appena sentono parlare di proteine, quasi che si possa creare chissà quale tipo di danno. Poi se andiamo a vedere il tipo di alimentazione che fanno, invece è molto più rischiosa. Ma intorno alle proteine c'è tutto quanto un mondo, nel senso che molte persone ricorrono all'incremento proteico come se questo potesse salvaguardarli da qualunque tipo di cosa, e quindi abbiamo persone ad esempio che fanno una dieta dimagrante e si preoccupano soltanto di incrementare le proteine, gli sportivi che giustamente innalzano moltissimo il livello proteico, innalzano moltissimo giustamente, non significa che sia corretto poi farlo fino a questi livelli, ma insomma ne parleremo tra breve. E naturalmente se noi notiamo anche altri tipi di comportamento alimentare, quando qualche nostro amico ci dice sono diventato vegano, tutti quanti da un giorno all'altro si preoccupano delle proteine che assumono i oggetti vegani. Fino al giorno prima nessuno se ne preoccupava. Ora, le proteine sono certamente importanti, hanno un ruolo fondamentale, tanto più nel mantenimento poi anche delle strutture muscolari, ma quello che è stato rilevato anche attraverso degli studi, perché noi sempre a quelli facciamo riferimento, è che su soggetti che poi non hanno uno stile di vita finalizzato al dimagrimento e quindi con un'alimentazione ipocalorica, o che non hanno un allenamento specifico che li porta a dover incrementare il fabbisogno di proteine, ecco che andare a intensificare la quantità che viene introdotta non andrà a migliorare poi i parametri in maniera significativa. Senti Pierluigi, a questo punto la domanda è: possiamo dare qualche numero in modo da aiutare chi ci ascolta, anche se certamente rivolgersi ad un nutrizionista forse sarebbe la cosa migliore, no? Hai perfettamente ragione, rivolgersi ad un nutrizionista è sempre la scelta migliore, perché poi ciascuno di noi ha dei parametri e delle esigenze particolari che quindi soltanto un professionista può vedere. Però ecco, in linea di massima, per dare qualche numero, anche perché i numeri sono in qualche modo anche rassicuranti, diciamo che per una persona sedentaria circa un grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo è già una quota più che sufficiente per quelle che sono le esigenze. Può essere facilmente introdotta attraverso le uova, il latte, le carni, magari in maniera un po' più saltuaria, il pesce. Per i nostri amici vegani che citavamo prima, certamente attraverso la complementazione, cioè l'utilizzo di legumi e cereali assieme, che va a migliorare il livello biologico delle proteine, quindi molto facilmente possiamo accedere a soddisfare questo tipo di fabbisogno. Se parliamo di soggetti sportivi invece, questo tipo di livello, questa quantità deve essere naturalmente aumentata, in alcuni casi può perfino raddoppiare, il che non significa raddoppiatela, mi raccomando, valutate sempre tutte quante le esigenze, però ecco, va gradualmente ad incrementare. L'ultima cosa che diciamo vale anche per soggetti che magari hanno una certa età, che talvolta compromettono poi la quantità di proteine assunte, che anche in terza età è estremamente importante. Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi il prossimo martedì, sempre all'interno del Fizz the Morning. Buona giornata. Buona giornata, martedì.